Amici di AcadiBlog, siamo al cospetto di Revendrick. Bisogna farlo arrabbiare prima di poterlo sfidare. Non ci calcola. Ecco, si è arrabbiato. Che botta! Io non avevo ancora sfidato Revendrick, quindi non so effettivamente come. Non conosco il suo pattern. Ma di più romanzino gli ho tolto davvero poco. Molto lento, però fa picchia, picchia forte, picchia duro. È un boss che va fatto 163. Ma ci mettiamo 6 ore e mezza per farlo fuori. Amici di AcadiBlog, siamo ancora di fronte a Revendrick, non l'abbiamo ancora eliminato. Come avete visto prima, ci ha shottati con un colpo. Abbiamo quindi deciso di presentarci così, ignudi, con solo scudo, in modo da difenderci dalla sua spada gigantesca, e andiamo a colpirlo. Allora, perché ho tolto l'armatura? Per avere, diciamo, la massima velocità di ripristino della barra della stamina, in modo da difenderci al volo. Arma magica e andiamo a sfidarlo. Il metodo per i cavalieri come il mio personaggio, ecco, più semplice, diciamo, per combattere Revendrick è quello di mettersi al cospetto delle sue chiappe, stargli dietro e colpire nel momento giusto. Quando lui va a vuoto, in poche parole. È abbastanza debole alle piromanzie. Tolgono sicuramente molto di più della spada. È molto importante però avere nell'inventario le anime dei giganti, perché la difesa si basa proprio su quelle anime. Revendrick, infatti, diventa più debole ai colpi delle nostre spade. Rispetto al numero di anime che abbiamo raccolto durante le ore precedenti, le anime dei giganti, ovviamente. Scusate se sto magari un po' farfugliando, ma non è facile, bisogna sempre stargli dietro. Poi, ovviamente, se voi avete un mago, eccetera, la meccanica è diversa. Strategia è proprio differente, potete contare su magie, eccetera. Io che ho fatto un personaggio cavaliere, devo avere pazienza e usare questo metodo. Quando lo indeboliremo ancora un po', partiremo con le piromanzie, che un po' di danno gli faranno. Sarebbe interessante riuscire a ricaricare l'arma magica, ma Vendrick sembra lento, ma al caricare la magia, ecco, in questi casi poi diventa pericoloso non stargli dietro. Dicevo, Vendrick sembra lento, però caricare una magia non è rapido, soprattutto per il mio personaggio che non ha velocità magica, è proprio al minimo. Quindi ci armiamo di pazienza e lo picchiamo così. Facciamo una cosa, allontaniamoci. Ci facciamo attaccare. Così lo attiriamo nel mezzo. Ecco, ho fatto una cavolata grande come una casa. Ricaricati e facciamo andare a vuoto. Speriamo
Sperando che non faccia un attacco adesso. Ok, no. È meglio curarci ancora una volta in modo da avere la massima energia disponibile. Perché se ci becca ci sciotta. Scusate se sto parlando poco, ma. Questa è brutta. Erroraccio, mi è andata abbastanza bene. La spada è molto lunga, quindi attenzione al colpo d'occhio. E direi che secondo me siamo in zona piromanzia. Sono ancora un paio di colpetti e poi gliene spariamo un paio in faccia. Ha tolto molto, l'ho preso quasi di striscio, si è mosso, non. Questo fa più male. Mi ha aperto la guardia in due. Con l'arma magica sarebbe stato leggermente più veloce il combattimento, ma. Non mi fido, quindi preferisco farlo con calma. Ecco. Vendrick è questo. Beh, effettivamente, dai, era un re per qualcosa. È sicuramente molto potente nei suoi attacchi. Adesso lo vediamo così, in forma di hollow, vediamo vuoto, però sicuramente qualcosa di buono ha fatto. Guardia spezzata, ok, ripristiniamo la stamina. Ci siamo quasi. Mai avere fretta, perché la fretta è sempre cattiva consigliera. Ecco. E Vendrick è andato.